oggi hai un nuovo compito. Io sono di nuovo il pianeta che ti sta chiamando. Sono un altro, però. Guarda quanto sono bello. Oh, siamo di nuovo finiti su questo pianeta. Però questo è un altro, pensate voi. Allora, praticamente oggi dovremo sopravvivere nuovamente ad una nuova nottata di SCP, Però allora, prima di tutto, questo è un giorno come un altro, no? Per poter affrontare una survival, no? Una survival sul pianeta. Qua mi hanno dato dei materiali, perché... Poi mi hanno dato il carbone, però a me non serve, perché tanto io ho la cosa della luminosità super magica, no? Voi conoscete benissimo, probabilmente, sì, vero? Cioè, conoscete, no? È praticamente una magia. Cioè, la conoscete? Domanda... Beh, è una magia molto bella, secondo me, no? Però allora dovremo sopravvivere a questa nottata di SCP. E non vedo l'ora di iniziare. Però prima deve venire la notte. Quindi dovremo iniziare a scavare un po' di materiali per poter sopravvivere meglio. Anche perché poi dopo se ci danno cose strane, noi non riusciamo, giustamente, no? Però guarda, per esempio, qua c'è la pietra. Che con la pietra poi riuscirò a farmi, no? Come dire, un piccone in ferro. Ok, dopo il piccone in ferro riuscirò a farmi il piccone in diamante. E dopo il piccone in diamante riuscirò a farmi il piccone di steccat. E vabbè, insomma, il piccone, no? Piccone, il piccone. Adesso prendiamo altra pietra, però. E ci vediamo subito. Perfettamente. Allora, ora, forse ecco perché mi ha dato il carbone. Non per le torce, ma per tutto il resto, no? Cioè, nel senso, voi sapete che adesso il ferro praticamente si cuocerà come, no, come le scrofe. No, allora, forse questa cosa non è molto bella da dire. Però, insomma, cioè, capite, no? Insomma, il ferro è buono. Allora, però, scusate, ci sono sti SCP o no? È mezzogiorno, abbiamo ancora un po' di tempo prima che arrivi il brutto tempo, no? Il brutto tempo dove sarà pieno di SCP. Chissà che SCP ci saranno quest'oggi, perché nel primo episodio c'erano degli SCP veramente inquietanti che io non me l'aspettavo. E in questo nuovo episodio ci saranno altri nuovi e spaventosi SCP. Mai far arrabbiare gli SCP, mi raccomando. Mai e poi mai. Però, oh mio Dio, ma io spero che voi non stiate sentendo la tastiera, anche perché probabilmente dà fastidio, secondo me. Quindi adesso cercherò di schiacciarla di meno, È bello, una buona idea, secondo me. E poi, soprattutto, un'altra bella idea è cercare di non sputare nel microfono, come voi giustamente mi avete scritto nello scorso episodio, perché io vi avevo chiesto. Dunisiani, scrivetemi, non sputare nel microfono, perché me lo devo ricordare, no? Ecco, quindi se volete ricordarmelo di nuovo, siete stati bravissimi, io vi leggo tutti sempre, vi do il cuoricino e iscrivetevi al canale perché siete bravi. Se lo fa... Allora, a parte che vi state iscrivendo in un sacco di persone, quindi, cioè, nel senso, ovviamente, visto che siete in così tante persone, no, non è che, cioè, nel senso, se poi dopo mancate alla community, a tutto il resto di persone, no? Cioè, un po' brutto, no? Però allora, questi SCP arrivano o no? Cioè, scusate, c'è qualcuno qua? Dai, manca ancora un pochino. Magari farò un taglio, no? Che giustamente... Ok, perfetto. Allora, siamo pronti in teoria. Adesso ci dobbiamo scavare questa casetta sottoterra, perché io vorrei evitare di morire al primo colpo, alla prima prova. Invece, sapete cosa vorrei fare? Vorrei prepararmi una spada. E una spada, sì, magari una spada. Un'armatura in diamante, completamente, Però non sta facendo... Ok, grazie, grazie signore. Molto gentile. Perfetto, ho tutto in diamante. Vi piacciono le cose in diamante? A me sì, molto. Talmente tanto che porca miseria. Guardate che bella la spada in diamante. Guardate anche che bello il piccone in diamante. Chi è che non preferisce i picconi in diamante? Chi? Nessuno, cioè nel senso a tutti piacciono i picconi in diamante, no? Cosa sto dicendo? Porca miseria, Dunisiani, datemi uno schiaffo. Scherzo, ovviamente, non datemelo, sennò poi dopo Dunisi arrabbia. Però, cosa sto dicendo? Aiuto. Però, ora, forse sarà meglio ricoprire tutto questo casino che abbiamo fatto qua. E stare attento, perché ora praticamente qua c'è la scala, giusto? Dobbiamo prepararci bene per la notte, Dunisiani, perché adesso stanno per arrivare gli SCP. Ormai manca poco. Ora, qua dentro ci sono tutte le cose. Noi dobbiamo essere pronti nel caso del bisogno. A chiuderci dentro, perché porca miseria,
ci fanno il sedere, se no. Quindi non dobbiamo permetterglielo, se no, altrimenti poi dopo moriamo e va bene morire, cioè brutto morire, no? Quindi magari metto anche questo ferro a cuocere, sì. Mettiamo intanto che arrivano gli SCP, noi mettiamo, sì, è proprio così, Scusate, è perfetto. Allora, quindi, attenzione, la notte è arrivata. È arrivata e sarà piena di sorprese. Oh mio Dio, no, c'è l'Eyes in the Dark. Attenzione. Pazzo, maniaco. Dunisiani, abbiamo due Eyes in the Dark. Questo è un problema, porca miseria, non possiamo nemmeno scendere. Allora dobbiamo stare attenti, perché qua la storia si sta facendo brutta. Si sta facendo molto brutta. Ma se io spengo qua la luce non vedete niente. È brutto così dopo. Allora, in teoria qua c'è... Ah, certo, per fortuna. Sì, è proprio quello che dobbiamo fare. Via, andate via, brutti schifosi. Non osare, brutto schifoso. Vai giù. Ma porca miseria, vai giù. Se questi ci attaccano ci ammazzano. Io ve lo dico, Dunisiani. Cioè, se ci ammazzano siamo finiti praticamente. Però, per fortuna, ci siamo riusciti ad ucciderne uno. Perfetto, allora, adesso attenzione. Stiamo attenti, perché se ne arriva un altro e questo ci uccide, siamo finiti. Allora, teniamo la torcia nella seconda mano, Eccolo qua, il pazzo. Ma che sei pazzo, ma che sei fuori di testa. Scusate, ma io sto facendo un casino con la tastiera, vero? Allora, ma vuoi morire, scusami? È stupido. Ma, ok, questi Eyes in the Dark secondo me sono stati leggermente scemi. Vi dico la verità. Poi non so. Ehi, Dunisiani, no. Ci sta vedendo. Pazzo. Ma cioè, tu sei fuori. Ma avete visto che c'era l'SCP-1000? Avete presente cos'è l'SCP-1000? È il Bigfoot. Teniamoci questa torcia perché è meglio. Allora, praticamente, se non lo conoscete, vi spiego. Praticamente, questo SCP dovrebbe essere il Bigfoot. E cos'è che fa questo SCP, ecco? A parte che corre nelle foreste notturne di notte. Non osare. Corre nelle foreste notturne di notte e fa cose molto, diciamo, molto brutte. Perché praticamente più stai con questo SCP, più la possibilità di morire aumenta, si raddoppia. Ogni volta, ogni secondo che passa, lui ti aumenta la possibilità di morire. Quindi, se restiamo qua, inizieremo a subire degli effetti se non facciamo qualcosa. Quindi cerchiamo di distruggerlo. Quindi porca miseria. Allora, se abbiamo qualche problema, andiamo subito in caverna. Eccoci, lo sapevo. Via. No. Oh mio Dio. Quello ci fa veramente, Dunisiani. Cioè, quello ci fa veramente male. No, aspetta. Questa cassa cos'è? È come la scorsa volta. Che allora, c'è qualcuno che ci ha fornito la spada di Telekill. Ok, perfetto. Allora, con la spada di Telekill riusciremo ad ucciderlo in modo semplice. Però adesso dobbiamo stare attenti, perché Dunisiani, allora, non possiamo permettergli di toccarci, perché se questo ci tocca, ci uccide in un colpo, cioè ci fa fuori. Quindi, allora, prima di tutto mangiamo la mela d'oro. Prima di tutto. Ok. Poi, secondo di tutto, iniziamo a spaccare questa cosa ed andare fuori. Ed ucciderlo, cercare di ucciderlo perlomeno. Perché se adesso prendo la spada di Telekill, lo riesco a far fuori. Non è difficile. Può darsi che non sia più arrabbiato, tipo, vede... No. Eccolo qua. Ehi, via! Ok, perfetto, l'ho rimosso, perfetto. Non è stato così difficile, no? Cioè, è stato anche abbastanza semplice da... come SCP. Voi che ne dite, Dunisiani? Cioè, secondo me è stato semplice. Questa volta è stata più semplice del previsto, da quanto ho visto. Ehi! Cosa? Cos'è stata questa cosa? Ma stai scherzando? Oh mio Dio. No. Era spawnato una specie di dinosauro. Oh mio Dio. Quindi non è finito. È vero! Perché finché la notte non finisce, gli SCP possono continuare a spawnare. Oh mio Dio, no, state scherzando. Porca miseria, questo pianeta si deve svegliare un po'. Svegliati. Dai, per favore, che pizza questa notte. Forza, deve passare. Dunisiani? Cos'è questa cosa? Dunisiani, cosa caspita è questo schifo?
Ma in realtà è anche abbastanza carino da quanto si vede. Ma che cos'è? Questo SCP non lo conosco. Che tipo di SCP è questo? Ma se io lo colpisco... mi sa che non dovevo farlo, vero? Ma forse sono spaventato, scusate, può essere. Oh, ho fatto... Ok, sì, questo dovrebbe essere un SCP carino. Ma infatti mi sta dando... Vedete? Mi sta dando tutti gli effetti positivi. Ma allora è bravo questo SCP. Quindi può spawnare qualsiasi tipo di SCP. Ok, questo mi sta aiutando. Oh, perfetto, perfetto. È mattino. È mattino, perfetto, ok. Oh. Allora, in teoria non dovrebbero più spawnare altri SCP. È spawnato solamente quest'ultimo, che non fa niente. Questo è buono. Anche se forse la rigenerazione ce l'ho per via della mela. Ecco, questo no, però sapete che non penso. Non penso proprio. Vabbè, comunque. Direi che è finita. Cioè, nel senso, è finita bene, alla fine. Non è successo niente. Questo SCP è talmente tanto carino, guardatelo. Oh, che pucciosino. Va bene, ok. Mi spiace di averti dato un pugno. Ho sentito un rumore strano. Vabbè, forse sono io che sono paranoico. Ad ogni modo, è stato bello. Però, scusa, pianeta, cioè, puoi teletrasportarmi giù? Eccoci. Finalmente è finito. Vai giù, cretino. Ma, certo che questo pianeta è proprio un cafone, cioè, porca miseria, è proprio un antipatico, un maleducato, pianeta maleducato, vai, puzzi, ma guarda tu, ma io veramente sto pianeta, però molto bello perché tu hai fatto tutto quanto di concrete. Ah, là c'è lo scorso pianeta, quello è stato educato però l'altro pianeta, cioè, a differenza di questo, invece questo qua schifoso, molto più grande dell'altro, mi ha ucciso e mi ha spawnato anche altri tipi di SCP. Ma brutto schifoso, non ti permettere mica, sai? Ti devi comportare bene, se no poi dopo io prendo la spada di Telekill e te le faccio vedere, eh? Chissà dove la metto la spada di Telekill, guarda. Non, dove te la metto in realtà, perché se no poi dopo suona male. Vabbè, insomma, Dunisiani, dopo questo pianeta antipatico, io direi che per questo video può essere tutto. Scrivetemi se vi piace questa serie, no, di SCP. Porca miseria, eh? Se vi piace questa serie di SCP, oppure se non la volete più vedere. Io ho visto che vi è piaciuto molto dallo scorso episodio, quindi io continuo a portarla finché vedo che vi interessa, io la porto, no? Giustamente, è che non si può non portare, se una cosa vi piace, basta, no? Anche a me piace molto da registrare, quindi la porto molto volentieri. Quindi Dunisiani, grazie per aver guardato... Cos'è successo alla mia voce per un secondo? Avete sentito? Ho fatto... Vabbè, ci sta, che cos'è che non ci sta? Vabbè, sto anche impazzendo, fate finta di niente. Devo andare dal mio solito appuntamento con lo psichiatra ormai. Questo è classico, no? Voi sapete benissimo. Vabbè, iscrivetevi al canale. Commentate se siete arrivati fino a questo punto del video con tasto della tastiera che ho appena staccato e che probabilmente non si attaccherà mai più perché sono un vero intelligentone. No, vabbè, dai, si attacca, vero? Certo, si è attaccato. Vedi? Su via. Certo che si attacca. Quindi noi ci vediamo al prossimo video, Dunisiani. Ciao. Adesso vado pure a rompere la tastiera, no?